Ciao ragazzi, di nuovo insieme, parte 2 dell'argomento come improvvisare, quali sono tutte le possibilità che abbiamo per improvvisare su un accordo minore. Se non avete visto la prima parte, non continuate, andate a dare un occhio a questo link. Abbiamo visto le principali scale, eccetera, che si possono utilizzare su un tappeto minore, in questo caso si bemolle minore, e quindi a scala blues, varie note che danno colore alla nostra improvvisazione, eccetera, eccetera. Voglio farvi vedere oggi, quindi questo è il secondo di tre video dedicati. Oggi voglio farvi vedere dei trucchettini, cioè i trucchettini che utilizzo io. Ce ne sono un'infinità per cambiare un po' colore, per avere nuove idee, soprattutto quando un accordo persiste per molte battute. Quindi io rimarrei in Si bemolle minore, che abbiamo visto nel primo video, Si bemolle minore settima o Si bemolle minore. Quindi l'arpeggio, vorrei vedere l'arpeggio minore settima, su quindi Si bemolle minore settima, abbiamo tonica, terza minore, quinta, settima minore e ottava, e volendo ci si mette anche la nona, che è do naturale. Comunque, quando io ho da improvvisare appunto su un accordo minore che persiste, una delle idee, uno dei famosi trucchetti che vi dicevo prima è quello di suonare lo stesso arpeggio, quindi minore settima pari pari, una quarta sopra. Cosa vuol dire? Se io suono un Si bemolle, la quarta è Mi bemolle, quindi suono Mi bemolle minore settima. Andiamo a vedere. Mi bemolle, Sol bemolle, Si bemolle e Re bemolle. Quindi sto suonando intervalli relativi al mio accordo, quindi il Si bemolle minore. Sto suonando la quarta Mi bemolle, la sesta minore, che è Sol bemolle, la tonica Si bemolle, e la terza minore, che è il Re bemolle. Quindi quarta, sesta minore, tonica, terza minore. Quindi il colore di questo arpeggio, la nota più caratteristica, la sesta minore, quindi mi dà il colore classico del modo eoleo. Ecco che qui si torna un po' all'ampio discorso che ho fatto nel mio corso di armonia, link, dove spiegavo qual è uno dei tanti sistemi per capire bene il colore di ogni scala modale. Attenzione, quindi se vi interessa, ovviamente un bel manualone dove ho affrontato tutti questi argomenti con esempi pratici. Quindi il colore di questa sostituzione, chiamiamola così, è l'eolio. Quindi oltre alla quarta abbiamo la sesta minore, quindi personalmente il mio preferito. C'è chi mi lincerà perché ovviamente tanti preferiscono la sesta maggiore sull'accordo minore, però gusti sono gusti. Lo diceva anche quello che si leccava Carsini, quindi gusti sono gusti. Comunque, altro consiglio, altro trucchettino che utilizzo meno, però è un'idea in più, non fa mai male, è quello di utilizzare lo stesso arpeggio, quindi minore settima, una quinta sopra. Okay, quindi Si bemolle, Fa minore settima. Quindi avrò Fa, La bemolle, Do, Mi bemolle. Che relativi al Si bemolle minore sono la quinta, la settima minore, la nona maggiore, quindi la quarta, di nuovo
quarta giusta. Il Fa è la quinta, La bemolle è la settima minore, Do naturale è la seconda maggiore e Mi bemolle è la quarta giusta. Quindi questa seconda possibilità. Ce ne sono molte altre, ovviamente, ad esempio quella di suonare l'arpeggio, una seconda maggiore sopra, quindi sarebbe Do minore settima, e ecco che abbiamo il colore del dorico in questo caso, che chiamiamo Do Mi bemolle, Sol naturale, ecco che è la sesta maggiore di Si bemolle, e Si bemolle appunto, quindi la tonica. Poi come agire? Quindi uno dei cliché che utilizzano tantissimi musicisti, tutti i generi musicali comunque, è quello di crearsi una frase, diciamo una frase sull'accordo di base, quindi Si bemolle, e trasportarla con una di queste sostituzione appunto tra virgolette, la stessa frase, quindi trasportarla in un'altra, diciamo, tonalità. Abbiamo, parto Si bemolle, quindi sto sulle note dell'arpeggio di Si bemolle minore settima, parto dalla nona, ma perdonatemi. Potrebbe essere questa, quindi sono partito appunto dalla nona, slide sulla terza minore, quinta, ottava, terza minore, l'ottava sopra, quinta di nuovo, settima minore, poi se non mi ricordo male, devo mettere indietro il video, sì, ho fatto un salto sulla terza minore, all'ottava ancora su. Cado sulla tonica, settima minore, ottava tonica, quinta, terza minore, quinta, terza minore, seconda maggiore, e chiudo sulla tonica. Trasporto Mi bemolle, quindi o lo prendo, vediamo, non mi basta tasti, quindi lo devo andare a prendere un pochino più giù. Sentito così potreste dire giustamente, cavolo è, però ora metto la base e si sentirà la differenza, quindi del colore. Quindi non ho fatto altro che trasportare la stessa identica cosa, una quarta sopra, all'ottava sotto però. Faccio stessa cosa sulla seconda sostituzione che abbiamo detto, quindi Fa minore settima. E mi verrebbe. Tanto trovate scritto. Metto la base e andiamo a sentire come suonano con appunto il tappeto, con l'armonia sotto. Si bemolle minore, il nostro tappeto, ok? Vedete il colore?
Allora, andiamo a suonare la nostra frasettina, molto semplice, quella originaria, quindi in si bemolle. Era qualcosa del genere. Vedere il mi bemolle, andiamo a sentire come suona. Si sa, un primo ascolto suona molto strano. Spostare un po' di note, accenti, dinamica. Andiamo quello in fa, fa un minore settimo. A questo punto, quando ho immagazzinato un po' le sonorità e ho scelto quelle che mi piacciono di più, posso andare a mescolare frammenti o frasi o la frase intera di due arpeggi. Ad esempio, a me piace molto quello di mi bemolle, quindi la sostituzione sul quarto. Quindi posso mescolare, diciamo, l'arpeggio o la frase di si bemolle con quella di mi bemolle. Quindi, ad esempio, si bemolle minore settima con mi bemolle minore settima, oppure, come dicevo prima, si bemolle minore settima con fa minore settima, e dicendo. Quindi queste sono altre idee e altri, diciamo, espedienti che utilizzo io nell'improvvisazione su un accordo minore, però ce ne sono talmente tanti che poi dovete trovare quelli che piacciono e che vi funzionano di più a voi. Poi va sempre anche in base al contesto e a tante altre cose, altri fattori. Quindi vado a improvvisare qualcosa utilizzando si bemolle e mi bemolle, vediamo che succede, che combino, e poi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Thank you.
Thank you.